svolta all'interno di Lab Zero del Politecnico di Bari e la presenza di numerosi esponenti di primissimo livello del mondo accademico, l'assemblea dei soci ordinari dell'Associazione dei Frantoiani di Puglia. Ad aprire i lavori la relazione del presidente Stefano Caroli. I temi sono diversi. Noi partiamo innanzitutto dalla battaglia politica che l'Associazione Frantoiani di Puglia è partita con la legge sul Mastro Leari un po' di anni fa, quando chiedevamo questa legge per migliorare la professione del Mastro Leari, e devo dire che oggi abbiamo raggiunto un bel risultato nel migliorare la qualità degli oli extravergini. Abbiamo ottenuto anche la campagna scorsa un prezzo giusto per i produttori delle olive, e quindi un prezzo di olio giusto che possa coprire le spese della filiera. E qui sento il dovere di ringraziare un po' tutti i miei colleghi frantoiani, e li invito a continuare su questo percorso, perché solo garantendo il giusto prezzo alle olive, con un giusto prezzo dell'olio, si possa continuare a fare qualità. E poi voglio anche ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno contribuito alla crescita culturale dell'olio extravergine di olive, dal mondo accademico. L'università è sempre stato al fianco dell'Associazione dei Frantoiani, le associazioni dei ristoratori, gli stessi ristoratori, e non per ultima la politica. Tra i punti all'ordine del giorno, le relazioni tematiche che ineriscono le politiche aggregative dell'associazione, il tema xylella fastidiosa, l'evoluzione della situazione in Puglia con la relazione della dottoressa Maria Saponari e l'analisi delle dinamiche del mercato energetico. La xylella, ahimè, fa paura, e purtroppo è soprattutto la xylella che si è diffusa nel Salento, il ceppo che si è diffuso nel Salento, che è particolarmente aggressivo. Ora, più di dieci anni dalla prima segnalazione, sappiamo che tra tutti i ceppi che poi in questi 10 anni sono stati ritrovati in Europa, quello pugliese, ahimè, è il ceppo più aggressivo, è la variante più aggressiva, e quindi quella da continuare ad attenzionare. Mentre nel nord della regione, quest'anno abbiamo avuto un'altra amara sorpresa, che è quella di trovare dei nuovi ceppi, tra cui quello che i ceppi correlati a quelli che sappiamo infettare la vite e quindi minacciare la viticoltura in Puglia. Al momento non abbiamo ancora i dati su quanto il ceppo introdotto in Puglia sia aggressivo e quanto le condizioni climatiche, ambientali pugliesi siano permissive per la diffusione e gravi danni nella viticoltura. Questo è tutto da accertare, però è una situazione da tenere sotto controllo.